In questo video vi spieghiamo le basi su come lavorare con le superfici. Parleremo delle tre caratteristiche principali che è possibile utilizzare per manipolare una superficie: estrudi, premi e tira, trascina beam. Inizieremo con estrudi. Evidenziamo la superficie e selezioniamo estrudi dal quadro. Ricordando il primo video sui polisolidi, quando compare il sottomenu nero, significa che ci sono delle opzioni riguardo la funzione che stiamo utilizzando e possono essere consultate e attivate premendo il tasto CTRL della tastiera. Rimanendo con la prima opzione, inseriremo una distanza. Il risultato è lo spessore complessivo del muro aumentato ed è un solido. Per la seconda opzione premiamo CTRL una volta ed indichiamo la stessa distanza. Questa volta il risultato è due solidi che si combinano per uguagliare la profondità impostata. Il muro iniziale rimane ed il secondo solido corrisponde alla profondità rimanente della distanza specificata. La terza opzione è su ciò che accade quando l'estrusione impegna un'altra geometria, come i due muri che sono visualizzati. Selezionando la faccia del muro più piccolo, scegliendo estrudi, premendo CTRL due volte e specificando una distanza, come risultato si ottiene un vuoto creato nel secondo muro, all'esterno del muro originale, poiché la profondità ha attraversato l'intero muro. Per la quarta opzione avremo bisogno anche di due muri. Utilizzeremo lo stesso processo di selezione e premiamo CTRL per la terza volta e specifichiamo una distanza. Il risultato questa volta è un solido che passa attraverso il secondo muro, invece della creazione di un vuoto. Inoltre, la geometria complessiva del muro estruso ed il secondo muro sono ora un singolo oggetto. È disponibile un'ultima opzione di estrusione, quando si sposta il cursore nella direzione opposta. Questo ci permette di utilizzare la superficie selezionata per creare un vuoto. La seconda caratteristica per lavorare con le superfici è il premi e tira. Si tratta di un concetto base, ma molto utile quando si lavora con il beam, perché permette la modifica della singola geometria senza influenzare le relazioni con le altre geometrie. Se andiamo in direzione negativa, l'entità diventa rossa per indicare che non verrà creato il risultato. Se ci spostiamo nella direzione positiva, in questo caso possiamo aumentare la dimensione della geometria. La terza caratteristica è molto potente in quanto può essere utilizzata in diversi modi. Trascina beam. Evidenziando la superficie, selezioneremo trascina beam dal quad. La prima opzione consente di spostare il muro. La seconda opzione, alla quale accediamo premendo CTRL una volta, ci permette di aumentare la profondità complessiva del muro. La terza opzione crea una copia del muro. Il potere di trascina beam aumenta quando sono presenti altri muri. In questo scenario abbiamo quattro muri esterni. Evidenziando la faccia interna del muro e selezionando trascina beam, che viene fornito con le stesse tre opzioni, ma nel contesto degli altri muri. Ricordatevi che il tasto Tab può visualizzare altre opzioni utili. Per un altro scenario aggiungeremo un muro interno ed un pavimento. Evidenziando il contorno creato dal muro interno ed il muro esterno, possiamo selezionare trascina beam. Si noti che non viene visualizzata alcuna opzione, ma siamo in grado di integrare con estrema facilità un nuovo muro interno. Abbiamo spiegato tutti gli esempi sui muri, che però sono validi anche per i solai e qualsiasi superficie. Un esempio è la selezione del contorno sul pavimento, che ci permette di creare facilmente un piano dello stesso ingombro. Se evidenziamo la superficie dell'intero pavimento e selezioniamo trascina beam, abbiamo le stesse opzioni che sono state esposte quando lavoravamo con i muri. In questo video abbiamo spiegato le caratteristiche estrudi, premi e tira e trascina beam per lavorare con le superfici. Prendetevi del tempo per provare, indagare ed esplorare queste caratteristiche, per vedere come si possono utilizzare per lavorare in modo creativo. Download the free trial version of BricsCAD at www.bricsys.com and check it out for yourself.